Ciao, oggi è giorno 2, sono le 5 e mezza e stiamo andando a prendere in qualche modo, spero, e la lancia che ci porti da Letizia a Puerto Nariño. Se non muoio e riesco a farvi vedere tutto, ovviamente vedete il passaggio, se no magari ci vediamo solo o in barca o eventualmente solo a Puerto Nariño. Oppure non vedrete mai nulla e io sarò semplicemente morto. Ciao! Ciao, sono Andrea, sono il tuo biologo di fiducia. Questo è il giorno 2 appunto delle nostre esplorazioni barra lavoro ovviamente che abbiamo qui nella zona dell'Amazzonia. Adesso sono le 6 e siamo usciti alle 5 e mezza dall'albergo e stiamo andando a Puerto Nariño. Abbiamo avuto veramente un po' per raggiungere la zona appunto da dove poter partire con la barca e niente, adesso magari vi mostro un po' il viaggio in barca. Eccomi arrivato a Puerto Nariño, questo è il Rio. Adesso magari se riesco vi mostro un po' qualcosa del paese e capiamo appunto oggi quanto siamo qui o se appunto poi ci spostiamo magari in un'altra città poi. Ah sì! Per arrivare qua abbiamo impiegato 2 ore di barca.
Puerto Nariño appunto è un pueblo, è riserva indigena, e ha la peculiarità di essere soltanto percorribile o a piedi o in bicicletta. Non ci sono appunto moto o auto. Molto molto interessante e particolare. Ecco, questa è la zona di attracco ad ora di Puerto Nariño. Quelle sono tutte piattaforme galleggianti o comunque rimovibili, perché quando il fiume si riempie piena, copre tutto quello, quelle che stanno sulle mangrovie o altre piante comunque che non hanno problemi, e l'acqua sale tutto fino a qui e arriva tipo quelle casette lì. Quasi tutte hanno comunque l'acqua bassa, e qui quindi di solito quando il fiume è in piena, nei mesi di aprile, maggio, un po' fino a giugno, e attraccano direttamente con la canoa a barca, sì, con la canoa a casa. E vabbè, pure qua c'è appunto il ponticello, quello per arrivare, dove attraccare. Poi da qua porta direttamente quello di più in albergo, c'è un paio di negozietti qua sotto, rialzati ovviamente, e diceva la signora dell'albergo qua che qualche anno fa, 8-12 anni fa, hanno dovuto chiudere l'albergo e anche quel negozio, perché lì era proprio completamente sommerso, perché l'acqua era più alta del normale, se no solitamente arriva un metro circa in quelle zone. Qui invece semplicemente arriva, qui c'è un po' d'acqua e ecco tutto qua. Dopo il resto del paese comunque è in quelle viette che salgono di qua, e ovviamente non hanno problemi. Anche in tutta quella zona ovviamente la si riempie. Spero di tornare qua nei prossimi giorni per magari portarvi un po' più in mezzo, sia in là sia dietro di là. Oggi non ho tempo perché dobbiamo ritornare a Letizia, però magari nei prossimi giorni ci torneremo senza problemi. Ok, siamo tornati dietro a Letizia, perché avevamo lasciato qua le
varie valigie alla fine, per semplicità dei trasporti. Infatti siamo andati a Puerto Nariño solo per organizzare, capire tutto quello che poteva essere il discorso dei vari tour, per portare ovviamente voi e altre persone qua, per poter andare a fare delle esperienze naturalistiche pescando pesci, osservando la natura e tutto quello che si può fare qua fondamentalmente. Abbiamo trovato dei posti molto molto interessanti e anche dove alloggiare, quindi in realtà tutto molto molto buono, e ovviamente vi racconterò tutto meglio.